La casa dove ci accolgono Francesca e Esther è un villino Liberty. Sono sicuramente molto affascinato dallo stile architettonico. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente l'uso della palette dei colori. Questo mette molto in risalto tutto quello che viene messo al muro, che siano quadri o arte, ma anche gli stessi elementi architettonici come gli infissi e le finestre. Quello che cattura tutta la mia attenzione è il posizionamento di questa scrivania, che è in stile completamente diverso al resto della casa, quindi immagino forse questo potrebbe candidarsi come l'oggetto misterioso a cui si riferiva la nostra padrona di casa. In camera da letto noto grande pannello con una storia e leggo la storia di un uomo che ritrova il suo bambino interiore. Si tratta sicuramente di qualcosa di molto personale. Bellissima la scelta del colore della camera, che dà contrasto sia con i colori del letto che con quelli dell'armadio, che in questo caso è stato rivestito con carta da parati a righe. Veramente una scelta azzeccata. La casa dove ci accolgono oggi Levi e Johan non è stata ristrutturata recentemente e quindi immagino che si sia scelto di lasciare la casa così, anche perché sui giornali, diciamo, di Interior Design si vedono spesso queste case un po' spoglie, arredate, con due o tre piante ben posizionate e dei mobili design, come questa poltrona che trovo in salotto. Bellissima anche questa grande vetrata che nasconde la sala da pranzo. Forse qui si sarebbe potuto giocare con dei colori diversi da stanza a stanza, anche per creare delle profondità che in questo momento non ci sono. Arrivo in camera e qui questi fagotti sono sinceramente un bellissimo accento di calore. Ecco, in questa stanza perlomeno si sente un po' la personalità dei padroni di casa. Certo, quello che vorrei vedere è un po' più d'arte sui muri, perché gli oggetti di modernariato, per esempio, sulle nicchie sono molto belli, però avrei voluto vedere qualche quadro in più, forse bisognerebbe arredare un po' di più queste pareti. Chissà, magari i padroni di casa sono troppo impegnati a sorprendersi con viaggi improvvisi e non hanno ancora avuto tempo.